Vagabondi, questi sono i momenti che cambiano, ti ricaricano e ti fanno voglia veramente di, ti danno la voglia di andare avanti sempre di più. Questa arietta appena appena accennata, normalmente io mi immagino su uno spiazzo così grande, su un'area così grande, aperta, piatta, vento molto forte, e invece è proprio la brezzolina giusta. Vagabondi, buonanotte. Buongiorno, un'altra mattina in un posto fantastico, il nulla attorno a me, il Cameto ovviamente, il fuoco di ieri sera e di qui ancora la luna. È ora di far colazione, sono le 6:20. Cosa bella che questa notte giù per questa piana, per questo lago secco, sentivo camminare come sentite adesso. Questo rumore delle scarpe lo sentivo piano piano. Mi sono alzato, l'avevo visto anche ieri sera appena arrivato in lontananza con la telecamera. Questa notte è venuto a trovarmi il cane del deserto, strano perché l'ho sentito, pensavo di non sentirlo, invece questo fondo particolare, strano, vedete, è proprio cotto dal sole, si è alzato il primo strato, questo strato qui praticamente si, quando arriva l'acqua si compatta, diventa questa piccola crosta che diventa secca, si secca con il sole e poi ovviamente con il caldo si alza e fa queste specie di crepe che fanno questo rumore. Il sole si sta alzando, sembra veramente salga dal mare. Vagabondi, rieccoci in strada, o meglio, in lago. Riparto questa mattina, diciamo sicuramente carico, perché notte stupenda, posto incredibile, sensazioni forti. Star da soli da queste parti è proprio forte, bello. Proseguo, ci abbiamo tra deserto e questa erbetta che ogni tanto cresce, altri, vediamo un po', almeno 25 km, poi dovrebbe ricominciare un po' più la parte savana bush, diciamo usciamo dalla zona di questi 2-3 grandissimi laghi asciutti. Andrò verso est e lì dovrei trovarne un altro.
Riesco ad arrivare alla fine del primo lago e qui trovo questi due personaggi che si sono fermati proprio appena entrati e guardano il cammino passare un po' straniti. Pochi metri e ritorno nella normale vegetazione che circonda tutti questi laghi e trovo subito molta cacca di elefanti e anche di una certa dimensione. Questa cosa denota indubbiamente la dimensione dell'animale molto molto grande. Ed eccolo qui infatti, mi giro un attimo intorno e tra gli alberi un po' in lontananza comincio ad intravederlo. Decido che voglio vederlo un po' meglio in quanto mi ha incuriosito dei piccoli particolari di questo animale. Mi devo far strada tra la vegetazione girando completamente attorno alla boschetta e arrivando dall'altro lato, ma eccomi qui. Questo animale infatti, come vedete, era particolare, mi era risultato un po' strano proprio perché ha una zanna sola e quel buco particolare sull'orecchio. Insomma, un elefante hippie praticamente. Ovviamente l'elefante non è l'unico animale che trovo tra queste terre, ma voglio soffermarmi a godere di questa scena, di questo momento in cui questa mandria di Gnu si sposta davanti a me. Continuo a seguire le tracce e i sentieri che da questa mattina percorro, dovrebbero portarmi ad un altro lago asciutto, ma proprio su queste strade trovo e vedo queste palme più alte, questi alberi diversi da tutto il resto. Vado a vedere cosa c'è di particolare e in effetti la cosa particolare è che qui c'è una piccola sorgente, purtroppo ormai è molto 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 secca, infatti io mi ritrovo con le ruote su quello che una volta era sicuramente il fondo di questo piccolo laghetto. Dopo un po' mi accorgo che stanno arrivando anche dei cavalli, ma purtroppo per loro l'acqua è veramente poca. Probabilmente quella che per oggi gli potrà bastare. Ancora poche curve, pochi chilometri di sabbia e roccia ed eccolo qui davanti a me, è veramente imponente. Eccoci qui, sono in mezzo che giro, fortunatamente avevo avuto l'informazione di questo baobab. 15 km più a ovest sono passato di fianco a quello che era nel passato il baobab che veniva diciamo un po' adorato. Purtroppo è diventato talmente grande, parliamo di un baobab di 25 metri di diametro, una bella bestia. Purtroppo proprio per il suo peso, la sua grandezza, è collassato, non è rimasto più niente se non soltanto un segno sul terreno per ricordarlo. Vedete, hanno recintato quest'altro qui per provare a proteggerlo e a farlo crescere. È proprio bello come albero, grandissimo. Qui c'è la gente ovviamente stupida che incide. Mi ci avvicino un po'. Probabilmente qui è abbastanza normale incidere su questi alberi, ma la cosa che più mi impressiona è la profondità di queste incisioni. Sembrano delle ferite che al posto di immaginarsi continuano a crescere nel tempo.
Si riparte. Camietto e via. Guardate cosa succede ai piedi. Ma il bello è sotto, cambiano colore praticamente. Due colori diversi. Ah. Fetis questa, fetisissima. Sui miei piedi è bene che ne andiamo. Da queste parti queste tracce riservano sempre delle piccole sorprese, come un soffio d'aria che fa salire la polvere, questi tacchini che scappano via impauriti, ma non solo, anche qualcosa lasciato dall'uomo. Guardate che belle galline che si trovano nelle savane del Botswana. Io arrivo da lì e niente, probabilmente si è rotto il camion, così com'è, infatti vedo delle macchie d'olio sotto. Mi piaceva questo DAF, bello. Adesso però devo tornare al camietto a togliermi una spina dal piede. Visto quanto mi è piaciuto l'esperienza di questa notte, ho deciso di andare a pranzare un'altra volta dentro il PAM. Passeggiando in un fuori pista, infatti vedete non ci sono piste qua intorno, stavo proprio facendo un giro per la savana cercando così a caso, sono imbattuto in questo baobab, ma sembra roccia, è incredibile, specialmente da questo lato di qui, questo è legno, ma sembra roccia. Lì si sono fatte anche delle tane degli animali sicuramente. Avere questi tronchi così grossi sopra la testa vi assicuro che fa impressione. Sono il diametro di un albero, di un nostro albero, ma dopo anni, decine d'anni, e sono i rami. A dir poco impressionante. Rieccomi come da programma all'interno di un altro lago salato. Questa volta, come vedete, le tracce che lasciano le auto sono un po' più profonde. Questo doveva farmi capire qualcosa. Infatti, dopo pochi minuti è successo qualcosa di molto preoccupante. Mi sono fermato per mostrarvi una cosa. Correndo qui ho accelerato molto perché sentivo che la macchina si affossava, sembra tutto secco, ma guardate quanta ruota è andata dentro fino a qui, e questo qui è creta. Guardate anche dietro tutto il lato di qua, guardate, l'ho proprio sentito affondare, fortunatamente ero veramente molto lanciato e adesso cerco il modo di uscire, perché cavolo, se ecco una buca del genere un po' meno lanciato ci perdo tutto il giorno a tirarmi fuori. Cavolo, sapevo che poteva essere mollo sotto, ma non pensavo così tanto. Beh, vediamo dai, vi assicuro che la guida sta diventando un po' angosciante da quando vi ho mostrato quanto sotto sono andato. Sono completamente le due ruote da un lato completamente tutte sotto il fango, un fango particolare biancastro tipo creta probabilmente. Finalmente riesco a risalire su di un'isola che mi dà più sicurezza, ma ho fatto gli ultimi 40 minuti di ansia perché, ripeto, essere in mezzo a quella roba lì, a quella distesa di bianco, io lo chiamo di bianco, è un lago zone dove normalmente delle volte arriva l'acqua molto bassa, inumidisce continuamente la terra, poi si secca, fa quello strato appunto che vi avevo già spiegato per sopra,
ma mi avevano detto al massimo 10 centimetri, non trovarsi con la macchina e la ruota completamente sotto. La fortuna, ripeto, è che ero sugli 80 all'ora, 70, e sì, perché quarta lanciata, e dandoci proprio al massimo, e ovviamente con l'abbrivio ne sono uscito. Ma quando sono andato a vedere le ruote, fin dove erano andate sotto, non pensavo che, pensavo fosse sabbia molle, magari, so, il face molto profondo, invece era un fanghiglio umido, il mare l'ho toccato, era denso, corposo. Quelle cose che se ci cadi dentro fai fatica veramente a uscirci. Quindi sono, guardate lì quelle trombe d'aria continua che vi dicevo l'altro giorno, vi stavo dicendo. Comunque sono veramente molto contento di esserne uscito. Wow! Vagabondi, vado a vedere perché vedo una macchina in seria difficoltà. Le macchine in realtà erano due. La prima è stato veramente un gioco da ragazzi, quasi poteva venire fuori da sola. Purtroppo la seconda era tutta un'altra storia, veramente una piantata di quelle epocali. Vagabondi, andiamo a salvare il Toyota, ma devo stare molto attento perché mi hanno detto che c'è un fango veramente fetido, 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 fetido. Di qui ci abbiamo provato, ma è troppo deep, troppo profondo questo fango, è bastardo, cioè a piedi non ci si riesce ad andare su. Cioè, è incredibile, per quello ho preso paura prima, vi dicevo, guardate le ruote, sono caduto in un canale del genere, momenti cilesto. Austriaci, tedeschi, non lo so, hanno noleggiato ovviamente la macchina e ora sono impiantati. Pensavo la macchina non andasse, ma è perché è tutta su un fianco, quindi ovviamente non avendo i differenziali sui ponti o non sapendo riusare la macchina, le ruote sembravano non girassero. In realtà ho visto che giravano, per cui vuol dire che probabilmente rimessa sul piano la macchina va per quello. Purtroppo avete visto la paura che vi raccontavo 5 minuti prima, fa che ho sentito l'affossarsi della macchina e sono riuscito a uscire di colpo. Era la stessa cosa qui, soltanto che ero ben bene da solo ed erano cazzi. Per cui aiutiamo i nuovi amici molto volentieri, perché potevo esserci io, e anche se non potevo esserci io, vi aiutiamo lo stesso. Abbiamo provato anche da dietro, ha fatto proprio un bel lavoro. You do a very good work job this time. No problem. Quindi, visto come sono curvate le ruote davanti e l'inclinazione della macchina per non infossare ancora di più la ruota posteriore, proviamo a tirare dal davanti ma dall'altro lato questo giro. È veramente assurdamente impiantata, quasi mi fottevo una gomma, e adesso vi mostro anche il perché. Guarda che bellino, cavoli, via, eccoci qui pronti per la terza prova, vediamo se riusciamo a fare qualcosa, speriamo bene, dai. Io sono in tiro, aspetto l'altro velicello che mi dia un po' di mano. Per il terzo tentativo l'idea è questa. Io tiro un po' più frontalmente con una taglia, quindi raddoppiando la forza di tiro, mentre l'altro Toyota sta tirando un po' più angolato con un vericello direttamente con la corda singola. Questo perché io spero di riuscire a far muovere la macchina, mentre lui tirando verso destra dovrebbe inclinarla verso di sé e quindi tirar fuori un po' le ruote. You need to lock. Thank you.
Il momento è molto concitato, ma proprio per questo mi rendo conto che di lì non sanno usare minimamente il fuoristrada e il verricello. Continuano a provare a tirare con la frizione sganciata, quindi praticamente fanno finta di lavorare, non ascoltano quello che gli si dice e io tirando rischio anche comunque di compromettere il camietto. Questo mi innervosisce e decido di scendere a spiegargli come funziona un verricello. Try. Go, it's coming. Yeah. Incredibile, mi dispiace come al solito non riuscire a mostrarvi queste situazioni, ma ce l'abbiamo fatta. Come vi ho detto, se la gente caga, qualche volta ce la si fa. Infatti faccio fuori strada ieri, scusate questo sfogo ma mi fanno girare le balle in maniera bruttissima. Vagabondi, abbiamo appena tirato fuori questo bel Toyota. Guardate dove cavolo si era impiantato, guardate la blatta in dove è arrivata. Qui si è impiantato un'altra volta e qui guardate che buchetta aveva fatto. Yeah. Va. Il camietto è un altro Toyota per salvarlo, ma ce l'abbiamo fatta. Eccoci qui anche questa volta. Il camietto ha salvato il teutonico. This way! Recuperata cassa di birra, già divisa tra tutti ovviamente. Ora torniamo tutti allo stesso paese. Ma mi seguono e avevano già sbagliato strada. Vi ho detto, se non conosci, ti fai la strada dove sei già passato. Sono giovani. Ora che mi sta entrando in circolo la birra, sto ripensando a quando ho sentito la macchina affondare. Poteva essere una cosa del genere. Non sarebbe stata una cosa piacevole, ve lo assicuro. Vabbè. Era solo per darvi, per scaricarmi questo momento un po' così, anche perché vedendo gli altri come vi ho spiegato mi sono reso conto che ho rischiato il grosso. Bene, ve l'ho detto tante volte ma cavolo, io mi sono cagato addosso. Come guadagnarci, guarda che bellina, money all the time is the same thing. Ok, stavo dicendovi come guadagnarsi una serata in campeggio, perché sapete che io sono in libera perché ovviamente si risparmia. E quando vedi un Toyota impiantato in crisi vai a salvarlo. Eccolo qui davanti adesso, mi ha invitato a dormire nel campeggio dove sono loro questa sera, sono 6 km dal paese, per cui va benissimo. Ho imparato dagli asiatici che se uno vuole offrire qualcosa principalmente è un bene che fa a se stesso, quindi ringrazio ma sono convinto che faccia piacere a chi vuole offrirmi qualcosa, a me come quando lo faccio io, come quando lo fanno gli altri. È un concetto difficile per l'Europa da capire. A me par bene però. Raga, situazione sboronissima. Questo è il camp.
E questa è l'ultima immagine che ho di quella serata. Ovviamente la tensione va a scendere, la stanchezza si fa sentire tutta, e nel giro di un attimo beviamo l'ultimo goccio di Amarula, tipico liquore sudafricano, insieme, e andiamo a letto. Questa è la mattina dopo, quando i miei ormai compagni e compari di disavventure si preparano a partire e mi lasciano in campeggio, in quanto decido di fermarmi qualche ora in più per sfruttare il wifi. Quindi, vagabondi, come avrete capito, finisce qui un altro video di Road on the Way. Vi do appuntamento come sempre al prossimo. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche. Vagabondi, un saluto a tutti.